Ritorno a che ci sta, che non ci caga nella striscia. Dica, il terzo colosso, il quarto, il terzo è di là, no, là è il terzo. Vedi che ci sono i due colossi. Ah, cazzo, l'ho attivato. Perché non l'ho attivato? Mi ho dimenticato di attivarlo. Ops. Ok, dice con la Boris dovremmo andare là, ma siccome c'è questa torre sblocchiamo la visione. È un cammello quello. Ma non so, è grosso. Grosso. Torre Gerudo. Cos'è che sei andato a vedere te con i vestiti, eh? Guarda il drago! Ah sì, c'è ancora! Dobbiamo far vedere il drago, te lo ricordi quello dell'altra volta? Te lo facciamo vedere in vicinanza. Il drago capra lì, quello. Mi ha fatto vedere il drago e qui tra l'altro c'è anche il nostro amico Cassiwa. Il stocchetto. Dai Gastone, Cassiwa. È l'uccello. Infatti, sei bravo. L'uccello. E quindi sblocchiamo anche questa zona, già che ci siamo. Giusto per avere anche sta regione, siamo a posto. Fuck you. Con il drago d'acqua, frio, bronco, anche se si vede poco. Senza uccidere il telefono, ci sta tutto. Questo gioco di Clash of Clans con un nuovo aggiornamento. Guardate cosa mi è successo. Siete decapitato! Oddio! L'aspo brutto! No, povero Steve! Beh, tipo caduto! No, si è rotto in tasca! Tiro fuori! Boh! Steve decapitato! Le tasche sono malvagie! RIP Steve! Ed ecco anche questa regione fatta! Nel senso, obbligato! RIP Steve! Bambini! Che cazzo c'è? Ah, sì, non sai tutto! Ok ragazzi, ci vediamo alla cittadella Gerudo! Ciao! Ok ragazzi, siamo finalmente arrivati dalla matriarca Riju per darvi l'elmo del tuono, ecco a te. Tanto quello là se quello è fatto. Fuggito. Ha pure fatto una cosa di merda, perché è entrata la mamma di Marco e lui era là così. Come se fosse in spiaggia. Che tra l'altro la stava aspettando. No, non dire niente, non c'è bisogno. Solo lei ha capito che è un maschio. Sì, perché tutti gli altri sono stupidi. Sono la matriarca del Gerudo, dopo tutto, riesco a percepire il potere del tesoro sacro su di te. Ah, ok. Come puoi vedere, io sono ancora una ragazzina. Non si vede. La gente mi guarda con compassione e questa cosa mi fa soffrire molto. Ho provato con tutte le mie forze a farmi accettare e rispettare appieno come loro guida. Ma dopo il furto del tesoro sacro avevo perso tutte le mie speranze. Adesso capisco perché il tuo arrivo mi è subito un segno da parte della grande Urbuz. Forza. Presto, non c'è tempo da perdere, dammi l'elmo. Ecco a lei. Elmo, ma noi? Non mi hai dato niente? Sì, ha fatto questo. Minchia, ci vede tutto, C'ha sei occhi. Come ti sembra? Un po' troppo grande, direi. Come ti sembra? Enorme. Un ricordo? Perché? Vabbè, ricordo. Non è che ci ricordi Urbosa lei, però vabbè, a sto punto. Ah, si va a schifo. Forse è l'elmo del tuono che gli fa ricordare Urbosa. Boh, vabbè, scopriamolo. Ore. Morto. Siamo sul cammello. Ma ha sempre fatto il ricordo, Lori? È sempre quello. Tu hai detto perché il ricordo l'ha sempre fatto. Perché pensavo potesse vedere. Perché c'è anche Zenna adesso, oltre alla protagonista qua. Che è sua madre questa? No, no, quella è Urbosa. Grazie per essere la pilota che è morta. Come un vero cavaliere Lasco. Non fai attento alla tua principessa. No. Come vedi, le ricerche di oggi... Lo vedi? Lei lo accetta come Link maschio, non c'è bisogno che anche si allora, anche da che mi dici? Siete riusciti? No, perché nessuno è la cittadella, sono sul colosso adesso.
Lo so. Cerca di avere pazienza. No. No, grazie. Sai com'è? Si deprime ogni volta che vede quella spada sulle tue spalle. Palle. A volte si incazza. Sì, sì, una principessina incapace. Ma non è certo colpa tua. E la spada. Si è data da fare così. Il problema è che se si sveglia. No, no, parli pure di tre spalle. Non ti sto sentendo. Hai ancora l'aglio del tuo, non è colpa che se lo ricorda. Ai ai ai. Prega. Quante volte si è presa la febbre bagnandosi con l'acqua fredda della fonte. Questo è pazzo da pagare per essere cristiano. Il suo potere è ancora subito. È proprio per questo motivo che ha cominciato a studiare quelle reliquie. Lei è un po' come una madre alternativa. Poi, soltanto. Perché lei non ha la madre, ma avrà il padre. Ci ha aperta la macchina. No. Mi raccomando. Cerca di. Basta! È compito di famoso. Inizia a fare freddo. Meglio svegliarla adesso. Mm? Ah. Buongiorno. Ma che succede? No, poi, oddio, la miglior sveglia del mondo. Ma, e tu che ci fai qui? Ma ciao comunque. Cazzo ti ridi di te? Ha detto che domani, dato che è l'ultimo giorno, ha chiesto a Michelle di portare qualcosa. Sì. Tipo che ne so, una bibita o da mangiare. Dai. Oh, ok. Non c'è niente. Ma cos'è il nippo? Ah. Scusate un attimo, Caifano. C'è un problema. Scusatemi, 22 persone. Oh, sì. No, chi hai detto di sì? Sì. No, dì che non c'è niente, che non so se non le sei. T'attacchi, proprio. Dai, io non t'attacchi. Che c'è? Stai sognando occhi aperti? Ci sei? Ok. Piuttosto, come mi sta? Mi dona? È un po' grande! Allora, verità o bugia? Verità! Va bene! Però... No, dai, diamo una bugia, sennò poi si arrabbia e rompe i coglioni. Oh, cattivo! C'è un po'. Dire? Ah, ma c'ha sei occhi, quindi un po' te! Ma a parte il fatto dei sei occhi, da quando ci siamo messi in cerca del tesoro, il colosso sacro va? Che bello se vorrà dire va? Si chiama va via Vana Boris ha ampliato la zona dei suoi spostamenti. Magari va in altro termine geronico, chi lo sa. Un altro va per dire un modo di Gerudo. No, quello è ben presto potrebbe mettere in pericolo la nostra cittadinella. Come matriarca e come Gerudo devo trovare un modo per arrestarlo. Mi aiuterai? Ma certo. Anche se sto per affrontare la battaglia più difficile della mia vita, sapere che mi aiuterà mi fa sentire molto più sicura di me stessa. A posto. Io vado in avanscoperta. Scoperta. Incontriamoci alla base di osservazione, a sud-est della città. Andata. A 35 minuti. L'unico mezzo che abbiamo per avvicinarsi per avvicinarci alla Boris sono le foche delle sabbie. La base di osservazione non è distante, ma forse ti conviene andarci con una foca delle sabbie, così fai pratica. Già fatta! Io ti aspetterò in compagnia di Papizia, la mia foca delle sabbie preferita. Quindi ciao. Ecco. Mi sta un po' largo a dire la verità. Infatti ti si era inclinato. Ok, andiamo a noleggiare una foca, grazie. Basta! Ok, sì, la conosciamo già la regola. Pigliamoci sta foca. Sì, foco piano. C'è foco una foca. Foco piano. Va bene. Prendi lo scudo, no? Ci ce l'ha già. Non ce l'hai? Allora, la... Ok, devo andare di là, quindi adesso devo fare una svolta tutta destra, vero? Sì. Allora, aspetta che magari mi curassi perché potrebbe finire aspetta molto male. Aspetta un attimo male. Che mi curassi. Facciamo... Non ce l'ho. E te. Abbasso. Ah, che c'è?
c'è il sacrale. C'è tutta spada in quel sacrale. Aspetta che adesso voglio rivestirmi. Bene, va che così almeno. Ma c'è che adesso la foca scappa. No, tutto il maschio. Anche la foca accetta solo le femmine. Ma perché adesso sei vestito così? Perché questa è la tenuta da deserto maschile. Ma su, finalmente. Buongiorno. Amica? Devo ammettere che non è una vista a cui sono abituata vivendo nella città. Perché ci ha visto come siamo veramente, anche se siamo vestiti da desertico, però... Lo vedi, il colosso sacro è lì davanti a noi. Più o meno, c'è la tempesta che lo copre. Sì, no, lo vedo benissimo. Ma per riuscire ad avvicinarci a quel bestione dovremmo usare le foche delle sabbie. Ok. Sei pronto? Sempre pronto. Sempre lì. Bene, mettiamoci in marcia. Per prima cosa usciremo... No, useremo le foche delle sabbie per accorciare la distanza. Io andrò avanti, tu cerca di mirare con le frecce bomba e colpirai sui piedi. Navoris drena l'energia che gli serve per deambulare dal terreno. Se mira i piedi, secondo me riusciremo a fermarlo. Però le saette che scaglia sono micidiali, anche un solo colpo ti porterebbe a essere fatale. Lo so. Ora con l'elmo del tuono io posso respingere le saette e proteggerti. Ma la portata di questo effetto è limitata ad un'area circoscritta. Ok. Insomma, se ti allontani troppo da me non sarai protetto dai fuochi. Ok. Vedi, di ricordatelo. Un'altra cosa. Promettimi che se sei troppo ferito per continuare la battaglia tornerai qui alla base dell'osservatorio. Ma noi, anche se non ci abbiamo braccio, non ci abbiamo niente, cioè i gambi andremo dal colosso sacro. Michelle, la smetti di ridermi, Dio santo, sto registrando. Ma dimmi che non porto niente perché non ho... Non mettere a repentaglio la tua vita, mi raccomando. Adesso mi devi rompere le palle, la Michelle. Ti voglio bene, ma... Ecco qualche freccia bomba. Ah, sono finite, quindi cerca di prendere bene la mira. Ma ne abbiamo, però va bene, dai. Sì, questa sì, è l'ultima volta che te lo chiedo. Sei pronto? Ripeti il piano, grazie. Dai, su. Quindi si parte. Stai il più attaccato al culo possibile. Mantieni le distanze. Cioè, prima ti dice stai attaccato e poi mantieni le distanze. Decidi, tipo, una o l'altra. Ok, vediamo un po' come crea... La sua sì che è bella. Cos'è? È un saggio di danza. Da... E 5 stelle in 7 8. No. Sì, non lasciamo così, ho preso da farlo. Ah, non l'ho visto. Il mio nome è Rihu. Sono la legittima erede della famiglia reale Gerudo. E adesso? Adesso userò il potere del tesoro sacro per placare il colosso sacro Vanavoris. Antenati Gerudo, antentati. Rispondete alla mia richiesta del potere del tuono. Lo sto fermando qua, Ah, no, è vero. Ok, quindi questa è l'aria. Sono le joystick. C'è la tele. Ok, non stargli troppo distante per questo. Quindi questo è il potere del tesoro sacro. Guarda quanta energia lo perdia. Che cazzo vuol dire? Ancora. Amica, si è aggiustato. Andiamo a comandare. Vai. Anche la nostra foca è felice. Sei calmo però, tu foca. Quella blu è più bella però, devo dire. Vabbè. Oh, grande Urbosa, ti prego, proteggi me e Link durante questa impresa. Lei si affaccia, adesso si affaccia dalle nuvole, ma anche no. Ma lei è il colosso, non delle nuvole, quindi si affaccerà dal colosso. Vabbè, dai. Pronti? Sì, guarda, sei troppo veloce! Stai vicino! Stai poi mette sì, ma che cazzo fai? Ma lo fai apposta! Ma dove? Ma che cazzo fai? Cioè, te sei arrivato prima che ti ammazza. Sì, ma guarda che lei è troppo... Lei è una velocità costante, invece sono troppo lento, sono troppo veloce. A parte, ma poi perché devi far sedere la patina qua? Non hai la bici come me, Marco, eh? Non c'è bisogno di fare vedere la patina. Ok. Più o meno siamo dentro, ci stiamo avvicinando. Ok, se sono stabilizzato dovrebbe funzionare. Oddio, fa questo. Perché un sacchetto che hai? Ma sì! È la prima cosa a cui stavo pensando. Ora lei non deve uscire perché sei vicino. Aleta! Ok. No! Cazzo fai?
Poi sei vicino al. Sei quasi vicino al corpo. Lo sai, quindi difficilotta la cosa. Quelli sono i fulmini. Questo è lo scudo, i fulmini non siamo ancora arrivati. Quando arriveremo ci metteranno i rini addosso. E che se ci devono troppo poi gli vado addosso. Anche se ti ha detto, ah, stammi lontano. Allora, questa risposta dovrebbe essere giusta adesso, perché se la teniamo non rischiamo di uscire. Il problema è che noi io siamo troppo lenti e troppo. Ok. Perfetto, sei arrivato. Si accorgo di noi. Oh cazzo. Allora, se abbiamo capito, io dobbiamo colpire le gambe. Ecco qua. Ti sto prendendo, entra dentro. No! Dai! Perché c'ho queste? No! No, quella bomba! Non per terra, così. Meno una! Vai, veloce! Meno due! Ci sono anche le altre! Dove sto andando? Dai, che devo stare lì dentro! Avviciniamoci un secondo! Spara! Dai, vedi così il raggio, spara! E volevi! Perché può fare una giornata! Io vado! Fai cazzate Lori, no. Torna dentro, sta caricando! Sta caricando il fulmine Lori! Ce l'ho fatta! Di guerra non ce la faremo! Che pessimista! Zitta! Stai muta! Non è così! Sono le 19. Ah ok. 4:19, sì, pensavi che fosse 40 minuti. Beh, forse ci riusciamo. No, ci riusciamo. Dai, veloce, cani, bello. Oh! Sì, se ne restavo a casa di Lorenzo. Siamo arrivati. Stavo scivolando, hai visto che stavo scivolando. Buongiorno. Oh, ti si è rovinato il capellino, attenzione. Purtroppo non posso fare niente per placare il colosso. A quello ci pensiamo noi. Da qui in avanti. Senti, sono le stesse parole che hanno usato altre tre persone contro di noi. Okay, che però? Ah, ecco la sacca, l'ho visto prima. Oh cazzo, sarete là. Vabbè, ma tanto noi saremo già dentro perché con la nostra velocità. Siamo lì. Ah, guarda, di culo! Posso sbloccarlo io? Sì, adesso la toccherà a te a fare questo. Ah, lì era l'ultima tocca a te, vero? Sì. Ma perché? Perché te hai fatto le altre due? Non mi deludermi. Sarà la prima cosa che faremo. Ti deluderemo, ci butteremo giù tutte le volte dal. Appena arriviamo via, lo portiamo da te e ti facciamo conoscenza. Ok, ragazzi, quindi è tutto definito. Se volete vedere un altro episodio, iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.